sente? Sì, grazie Presidente, consiglieri. Beh, questo è il chiaro esempio dell'inerzia della precedente amministrazione e dell'attuale amministrazione. Parliamo dell'esondazione del canale Fosso Grande, sito tra i comuni di Pescara e Sore. Ricorderete tutti che in data va e viene la voce. Mi può attivare quello del collega? Sì, grazie. Ricorderete tutti che in data 11-13 novembre 2013 e il 2 dicembre 2013, a seguito degli eventi atmosferici, vi fu un'esondazione catastrofica, possiamo dire, del Fosso Grande, che interessò una serie di esercizi commerciali, abitazioni, e i danni non devo ricordarvi io che furono ingenti. Sì, il tutto si è ripetuto in data 10 luglio 2019. Bene, noi abbiamo fatto una serie di interventi di sollecito alla Regione Abruzzo per stanziare risorse disponibili, risorse fresche per la sistemazione del fosso, e vi dirò quella che è stata la nostra proposta, tra l'altro avallata dagli uffici del Genio Civile regionale, dal settore competente di Regione Abruzzo, ai dirigenti e dei rettori competenti della Regione. Quello della realizzazione di salti idraulici a monte del ponticello di Via Francia e una vasca di espansione, di mitigazione, chiamate come meglio volete, per smorzare l'impeto delle acque. Ebbene, nonostante relazioni del Genio Civile, del Dipartimento competente di Regione Abruzzo e la promessa di 600.000 euro da parte di Regione Abruzzo, ad oggi noi nulla abbiamo visto. Un semplice intervento, che io chiamerei un semplice palliativo, una pulizia del fosso che nulla ha risolto. La prima mia richiesta, appunto, Presidente, a tutela delle tante famiglie che hanno subito danni, dei tanti esercizi commerciali che hanno dovuto sborsare centinaia e centinaia di migliaia di euro per sistemare le proprie abitazioni, i propri esercizi, è: uno, che fine ha fatto quella somma dei 600.000 euro stanziati a seguito delle nostre sollecitazioni alla precedente amministrazione? Perché io non la trovo più, non la vedo più, non so se avete stornato, dove l'avete messa, dove sta, non riusciamo a rinvenire questa somma. Seconda cosa, cosa intende fare l'amministrazione regionale? Perché è vero che c'è stata un'inerzia della precedente amministrazione, che ho sempre contrastato e contestato, perché anche lì ci promisero queste somme, ma poi di fatto non si vide nulla. Ma nulla è stato fatto, a mio avviso, anche da questa amministrazione di centrodestra. Non so chi mi risponderà, qual è l'assessore competente, perché vi rimbalzate spesso anche le risposte alle nostre interrogazioni, ma io questo vorrei sapere oggi: se è intenzione del governo regionale adottare ogni utile iniziativa, ma immediata, tempestiva, perché non possiamo più aspettare per eventi atmosferici che si sono verificati nel 2013 e poi ripetuti a luglio del 2019. Ci potrebbero essere nuovi eventi atmosferici tra qualche giorno, chi lo sa. Non possiamo noi immaginare che continueranno, appunto, a distruggere quello che non solo il patrimonio privato ma anche pubblico, e a mettere a serio rischio l'incolumità di queste persone. Quindi quali sono le iniziative che vorrà adottare Regione Abruzzo? Dove sono, se ci sono ancora, queste risorse fresche, risorse che noi facemmo stanziare ma poi sono spariti tra i rivoli, non le ho trovate più? Quindi questa è una grave responsabilità, a mio avviso, di questa amministrazione regionale. Non so se mi risponderà il sottosegretario, e mi sembra di capire che proprio ieri, non vorrei, perché sapevate di dover rispondere oggi in Consiglio regionale, mi comunicano che c'è stata una riunione tra diversi attori presso il comune di Spoltore, ma mi sembra tanto, sottosegretario, per rinviare, perché di riunioni ne sono state fatte tante. C'è un comitato che si è costituito, che tanto sta facendo a tutela degli interessi dei cittadini di quella zona. Io non vedo nulla. Ecco, no, io oggi pretendo, sottosegretario, una risposta certa, precisa: abbiamo queste risorse, abbiamo un progetto cantierabile, dopodomani iniziamo a fare questo tipo di intervento.
perché parliamo del 2013, Presidente, non è che di ieri o dell'altro ieri. Grazie. Quindi aspetterò questa risposta e poi mi riserverò naturalmente di replicare. Grazie. Prego. Presidente, innanzitutto bisogna premettere che le attività di tutela del regime idraulico fanno capo alle competenze della provincia di Pescara. Questo è doveroso come premessa. E le relative risorse finanziarie sono ripartibili tra i soggetti territorialmente e direttamente interessati al corto d'acqua, quindi la provincia di Pescara, il comune di Pescara, il comune di Spoltore, eccetera. Ciò premesso, bisogna dire che la Regione Abruzzo, dopo l'episodio a cui si riferiva il consigliere Pettinari, ha effettuato degli interventi messa in sicurezza con un importo di 720, per un importo di 720.000 euro, che questo primo intervento, programmato con questa iniziativa, e poi è stato rimesso alla provincia di Pescara con un verbale del 26/3/2019. Per quanto riguarda il fatto che nell'interrogazione si viene ventilata una possibile vasca d'espansione, ad oggi non è risulta compresa e preventivata in nessuno studio, quindi probabilmente è un'iniziativa fatta dai comuni. Per precisare quello che sta facendo la Regione, lei faceva riferimento a un incontro che c'è stato ieri. Sì, ieri c'è stato un incontro a cui hanno partecipato presso il Comune di Spoltore la Regione Abruzzo, con i tecnici del Genio Civile ed era presente anche il consigliere D'Incecco, i sindaci dei comuni interessati e la provincia di Pescara. Era anche aperto al comitato di messa in sicurezza del Fosso Grande. In quell'occasione la Regione ha confermato la sua posizione, i comuni hanno concordato di sottoscrivere un protocollo d'intesa da subito affinché i tre comuni interessati, la provincia e la Regione, e in questo protocollo d'intesa i comuni si impegnano ad occuparsi della manutenzione ordinaria da realizzare con risorse proprie. Inoltre si stabilisce che deve essere istituito un tavolo tecnico per trovare delle soluzioni progettuali in grado di scongiurare definitivamente il problema degli allagamenti. A questo voglio aggiungere che nell'ultima finanziaria c'è stato un emendamento a firma dei capogruppi di maggioranza che comunque hanno stanziato una somma, anche se piccola, di 60.000 euro al Comune di Pescara per lavori di manutenzione. Questa è la strada su cui la Regione intende proseguire. Grazie, prego. Grazie Presidente, io ringrazio la sincerità e la trasparenza dell'assessore, perché oggi ho capito che questa situazione non si risolverà mai. Un grande imbroglio politico, non dipende da lei, perché lei arriva, però lei non ha fatto tutto quello che doveva fare. Le dico perché l'unico intervento per risolvere quel problema è fare un salto idraulico a monte, una vasca di espansione a valle. Tutto questo lei mi ha detto che non c'è, non è programmato. Ebbene, io le dico, perciò parlo di grande imbroglio politico, che con la relazione tecnica del 25/2/2015 il Genio Civile regionale, non il Comune di Pescara o la provincia di Pescara, così relazionava. In seguito ulteriori interventi sicuramente necessari consentiranno l'eliminazione completa di tutte le criticità rimanenti e inoltre l'introduzione di opere idrauliche, quali ulteriori salti o vasche di espansioni consentiranno la regimazione idraulica di Fosso Grande. Quindi il Genio Civile regionale dice che quella è l'unica soluzione, fa una relazione. Lei oggi mi ha detto, e la ringrazio per questo, perché è stato almeno trasparente rispetto all'imbroglio politico che c'è dietro, che tutto ciò non verrà fatto. Quindi, cari cittadini del comitato, avete ascoltato bene, mettetevi un attimo in pace, perché non c'è nessun interesse politico a risolvere il problema delle esondazioni di Fosso Grande. E questo è grave, sottosegretario, mi consenta di dirlo, è grave. Perché la relazione c'è da parte di Regione Abruzzo, di un dipartimento, voi la disconoscete, quei signori che si sono riuniti ieri parlano di manutenzione con 60.000 euro, ma 60.000 euro potete sfalciare qualche erba, non mettere in sicurezza il fosso. Quindi, sottosegretario, se c'è la volontà sua di collaborare per risolvere, quindi della Regione Abruzzo, questo problema, io sono il primo, ma se si va avanti con la linea che oggi ho ascoltato, lei deve convenire con me che il problema di Fosso Grande non si risolverà mai. Quindi quei 60.000 euro vi li potete anche riprendere, Presidente Sospiri, perché quella è una farsa, è una presa in giro.
No, 60.000 euro per sfalciare l'erba quando lì servono centinaia di migliaia di euro, che c'erano 600.000 euro per la risoluzione complessiva, completa, integrale di quell'opera, e quindi salto idraulico e vasca di espansione. Tra l'altro c'è lo spazio necessario per realizzare la vasca di espansione. Quindi non ci prendiamo più in giro. Non ci prendiamo in giro, presidente Sospiri. Io non voglio vedere più un comunicato stampa vostro dove dite risolveremo il problema, perché oggi si è detto qui, si è detto che quel problema non verrà più risolto. No, lei è il presidente del Consiglio, non mi può fare così. Lei è il presidente, dato che il presidente della regione è inesistente, perché quando parlo parla a telefono, cioè ormai sta più a Roma che qui e non se ne frega niente di noi. Questo è il vero problema, presidente, perché qui si sta parlando della messa in sicurezza di un canale importante, indispensabile, che insiste su decine e decine e decine di famiglie. E il presidente parla al telefono. E va bene, andiamo, prendiamo atto di questo, presidente, prendiamo atto di questo. E questo è l'atteggiamento che ha il governo regionale quando stiamo parlando di problemi seri. Questo è l'atteggiamento. No, io mi sento offeso, presidente. E sembra che lei sta ascoltando e scrolla le spalle, come dire, non sono io il governo. Mi rivolgo al governo, il governo è inesistente. Che dobbiamo fare? Grazie, cioè, oggi, presidente del Consiglio, è un giorno veramente buio per quel problema. Quindi vi invito a non fare più propaganda becera, almeno questo, almeno questo. E se non ritrovate e ricacciate i 600.000 euro, quei 60.000 euro ve li potete anche riprendere, perché con 60.000 euro non ci risolvete nessun tipo di problema, anzi continuate a ingannare i cittadini. Grazie, presidente.